in diretta dallo studio blu di Radio Fermo 1, Sabato Live. I personaggi del momento tra cultura, attualità e politica. Conducono Paolo Paoletti e Mary Pieragostini. In regia Matteo Cataldi. Per intervenire scrivici a diretta @radiofermo1.it o chiama lo 0734 62 0707. Gli ospiti di oggi sono... Iniziamo questa mattina con il dottor Giampiero Macari e Cristiana Ragaglia per parlare appunto di screening del colon retto. Innanzitutto benvenuti, ben ritrovati in diretta un altro sabato mattina ricco di ospiti e personaggi del territorio, e non solo, per far capire quanto ricca è questa provincia. Abbiamo salutato poco fa l'assessore ai servizi sociali del comune di Fermo, Silvana Zecchini. Apriamo dunque ufficialmente le porte di Sabato Live, benvenuti, buongiorno dottor Macari e dottoressa Ragaglia, benvenuti. Allora, parliamo di questa campagna di screening del colon retto che è, insomma, è iniziata da tempo, però a questo punto ci ritroviamo qui per fare il punto della situazione, prima di tutto. E poi io voglio partire da una domanda generale: perché lo screening? Partiamo da qui per poi capire meglio come funziona, quali sono anche le fasce d'età che interessate, eccetera eccetera, insomma. Chi inizia, dottore? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Perché lo screening? Lo screening del cancro del colon, perché il cancro del colon è un'oplasia che incide molto nella popolazione italiana ed europea e mondiale. Se pensate che è secondo solo al cancro della mammella nella donna e al cancro del polmone nell'uomo, ma soprattutto perché è una patologia che può essere prevenuta, e quindi possiamo fare una prevenzione, abbiamo i mezzi per farla, perché partiamo da un concetto che è fondamentale, oramai assodato, oramai abbiamo delle evidenze scientifiche importanti che ci dicono questo, che il cancro del colon, nella stragrande maggioranza dei casi, parte da una lesione cosiddetta premaligna, che è il polipo, il quale degenera e porta al cancro del colon. Allora noi dobbiamo andare, ecco, dobbiamo diventare dei pescatori di polipi, se vogliamo scherzarci un po' sopra, dobbiamo andare a individuare i polipi, asportare i polipi, e poi lo vedremo, avremo modo di parlarne, possiamo farlo in maniera mini-invasiva, cioè non chirurgica ma endoscopica, e quindi possiamo fare una vera prevenzione di questo tipo di neoplasia. Quindi abbiamo aderito molto volentieri a un programma oramai nazionale e mondiale di screening, proprio perché queste sono le basi che ci consentono di dire che la neoplasia del colon, nella stragrande maggioranza dei casi, può essere prevenuta. E poi, tra l'altro, appunto, parlando di prevenzione, sono, perlomeno negli anni passati, sono state diverse le campagne nazionali, no? Pensiamo al tumore alla mammella per quanto riguarda appunto la categoria femminile, eccetera eccetera. Ora si va ad aggiungere questa, lo screening del colon, che tra l'altro credo che ci sia tra la popolazione una maggiore consapevolezza, anche una maggior cura di quello che è tutto l'aspetto alimentare in un periodo in cui si è sempre un po' il sospetto verso quello che si mangia, no? Quindi, insomma, una consapevolezza maggiore che porta anche ad una prevenzione maggiore, no? Ma se ci sia questa consapevolezza, io non ne sono così sicura, nel senso che lo screening del colon si è andato ad aggiungere agli altri due screening, appunto, che già erano in corso da tempo. E mammella e cervice uterina riguardavano solo la donna, invece adesso il colon è esteso anche all'uomo. Nella fascia d'età, allora, lo screening è stato proposto in una fascia d'età ben precisa, che è quella in cui è stato visto che l'incidenza è più alta, naturalmente. 50-69 anni, le persone che noi chiamiamo, che sono coinvolte nello screening, sono uomini e donne da 50 a 69 anni. E la consapevolezza forse c'è, ma forse non tanta, nel senso che ci sono delle... Ormai, dunque, noi abbiamo iniziato nel 2010 un po' a livello di prova, ma già dal 2011 che siamo operativi e lo screening ormai è un dato di fatto. Le persone della nostra popolazione, che sono la fascia target, diciamo, il nostro obiettivo, sono circa 42.500 persone, tutta la popolazione dell'area vasta 4 tra i 50 e i 69 anni, e noi queste persone le abbiamo già chiamate tutte più di una volta, stiamo già al secondo giro. L'adesione non è altissima, diciamo che stiamo intorno al 20-25%.
e vorremmo che fosse più alta perché i risultati sono eccellenti e anche le risorse che poi vengono investite sono considerevoli. Sia da parte della nostra azienda, la gastroenterologia, tutte le risorse che mette a disposizione. Basta dire che solo quest'anno sono già state fatte più di 300 colonoscopie da screening e la maggior parte di queste, poi il professor Macarri potrà dare dei dettagli maggiori, la maggior parte di queste hanno un riscontro positivo, nel senso che individuano delle lesioni, le trattano, le risolvono, perché individuate in fase precoce, poi queste lesioni vengono tolte, asportate e quindi non sono più un problema, non c'è più quel timore della degenerazione e dell'evolutività. Certo, che poi è il motivo dello screening. È fondamentale. Tra l'altro lei appunto accennava a questa, tra virgolette, riluttanza. Dottore, ma fa così paura un esame come la colonoscopia? Io direi che dobbiamo dire faceva paura. Ecco, non dovrebbe far paura. Abbiamo fatto dei giri insieme alla dottoressa Ragaglia, insieme ad altri colleghi, il dottor Corradini, ecco, il dottor Giustini, quindi la chirurgia del dottor Corradini, Gabriele Corradini, l'oncologia del dottor Giustini, il laboratorista, il dottor Licitra e prima, ecco, per cercare di sensibilizzare la popolazione ad eseguire questo test e comunque convincerla anche che in fondo oggi la colonoscopia la possiamo fare senza dare fastidio alla gente. Infatti le tre domande che in genere ci fanno, nelle tre domande è: perché devo fare lo screening? E lo screening lo dobbiamo fare perché l'abbiamo detto, perché proprio abbiamo la possibilità di prevenire il cancro del colon. Quando dobbiamo fare lo screening? E qui, ecco, secondo me questo è un elemento importante. Lo screening non è la colonoscopia. Lo screening è un test semplicissimo, assolutamente non invasivo, che è la ricerca del sangue occulto nelle feci. E poi ecco, vedremo anche in che cosa consiste. Quindi un test assolutamente innocuo, assolutamente atraumatico, una cosa estremamente semplice che ci consente eventualmente nelle persone che sono positive di passare ad eseguire la colonoscopia. Ecco, io però voglio rispondere alla domanda, nel senso di dire che la colonoscopia è dolorosa, la colonoscopia era dolorosa, oggi abbiamo la possibilità di farla diventare, non dico piacevole perché altrimenti insomma voglio dire, sarebbe paradossale, è pur sempre un esame che richiede una preparazione, che richiede un minimo di impegno, quindi è un esame un minimo laborioso, però sicuramente non dolorosa, e questo grazie alla possibilità di fare una sedazione, quella che noi chiamiamo la sedazione cosciente, cioè una sedazione che possiamo fare anche noi non anestesisti e che non prevede l'intubazione come nell'intervento chirurgico, ma sono dei farmaci che somministriamo in vena, infatti il paziente più delle volte non si addormenta, ma è in una situazione appunto di sedazione cosciente che appunto rende l'esame assolutamente insomma non doloroso e quindi un esame che si può tranquillamente fare senza particolari problemi. Noi la facciamo oramai sempre, qui devo dire che qui alla gastroenterologia di Fermo la facciamo praticamente a tutti, ovviamente a maggior ragione ai pazienti che fanno lo screening, ed è qualcosa che necessita solamente di un'organizzazione a livello della struttura, che devo dire qui a Fermo abbiamo la fortuna di avere organizzazione per quello che riguarda la parte infermieristica, la monitorizzazione, quindi occorre organizzare il servizio di endoscopia in una certa maniera che ci possa consentire appunto di fare a tutti i pazienti la sedazione. Occorrono anche delle cose, voglio entrare anche in alcuni dettagli, è ovvio che il paziente non può venire con il motorino e tornare a casa, quindi deve essere accompagnato e il paziente deve aspettare un po' di tempo finché non smaltisce quel minimo anestesia, ma insomma ecco quel minimo di organizzazione che ci consente di fare la sedazione a tutti e quindi rendere l'esame assolutamente non doloroso. Voglio anche aggiungere che c'è una piccola percentuale, io credo così vado un po', non ho il dato preciso, intorno al 5% in cui potremmo trovarci di fronte a delle difficoltà anatomiche o a qualche difficoltà per cui l'esame può diventare difficile o doloroso anche in quel caso, ma noi in quel caso sospendiamo l'esame e abbiamo la possibilità, grazie qui alla collaborazione veramente eccezionale che ci offre il primario e tutti i colleghi della rianimazione dell'anestesia diretti dal dottor Valente, abbiamo una mattinata che è quella che è il venerdì in cui possiamo fare l'esame
con l'anestesista in una sedazione profonda. Quindi abbiamo tutti gli strumenti e tutta l'organizzazione, io adesso parlo per l'unità operativa di Fermo, ma insomma la cosa è diffusa anche in tantissimi altri centri, per poter rendere questo esame assolutamente non doloroso. Unità operativa di Fermo che ci viene invidiata non solo nelle Marche ma in tutta la regione, dottore. Tornando allo screening, quindi allora... Esatto, infatti volevo chiederle proprio come fare per, prima di tutto, dare la propria adesione a cedere, e poi come è strutturato, come è organizzato l'organizzazione. Dunque, riassumo tutto il percorso perché così chi ascolta, esatto, può avere bene chiaro il percorso che eventualmente o ha già iniziato e ha già sperimentato oppure sperimenterà, farà. E c'è una segreteria organizzativa che si preoccupa di costruire degli inviti, quindi questa segreteria spedisce migliaia di lettere, una ad ogni persona, ne sono state spedite quindi 42.500 per due negli ultimi 3-4 anni. E ogni persona nella fascia d'età che dicevamo prima riceve una lettera che contiene l'invito a recarsi in una farmacia, qualunque delle farmacie convenzionate che sono sul territorio, quindi a portata di mano di tutti, dove consegnando il foglio che ricevono a casa, appunto nella lettera, consegnando quel foglio possono ritirare la provetta che serve per fare materialmente a casa la raccolta del materiale fecale. Insieme alla provetta ci sono le spiegazioni su come deve essere fatta la raccolta, perché sia buona, insomma, perché non venga buttato poi quel campione, ognuno decide quando e come farla. Il campione, una volta raccolto, va consegnato in uno dei punti prelievo aziendali, che sono quelli dove le persone vanno per fare le analisi del sangue, non i convenzionati, non i laboratori privati convenzionati, ma i punti prelievo aziendali, che sono, li posso elencare, Fermo, Porto San Giorgio, i distretti, il punto prelievi di Fermo, poi in tutti i distretti, quindi Petritoli, Monte Giorgio, Monte Granaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, c'è un punto prelievo a Pedale e a Mandola, quindi una distribuzione quanto mai capillare, nel senso che è a portata di tutti, no? Decisamente sì. E viene consegnato il campione viene lavorato dal nostro laboratorio analisi, appunto, che fa diretto dal dottor Licitra, che sta a Fermo, e l'esito viene poi inviato a casa come risposta se negativo. Se invece si tratta di un esito positivo, quindi è stato individuato anche una impercettibile quantità di sangue nel campione, l'esito positivo viene contattato telefonicamente, quindi la stessa segreteria che manda gli inviti si preoccupa poi di chiamare la persona telefonicamente e spiegare che cosa vuol dire quel sangue positivo, che non è un segno di un tumore in atto, ma che è l'ipotesi, neanche la certezza, ma l'ipotesi di una piccola lesione che ha bisogno di essere approfondita. E in questo caso viene dato l'appuntamento per la colonoscopia. Quello che volevo sottolineare, perché siamo già al secondo passaggio, cioè le persone, alcuni, i più virtuosi, diciamo, hanno già fatto il secondo controllo, perché il sangue occulto, secondo lo screening, è previsto ogni 2 anni, e c'è qualcuno che ha detto al proprio medico: ma io l'ho fatto 2 anni fa, ma che adesso me lo rifaccio un'altra volta? Sì, va fatto ogni 2 anni, perché il programma dello screening prevede questo, cioè le lesioni, se ci sono, non sanguinano sempre, e quindi se i 2 anni prima magari era negativo, è possibile che al controllo successivo possa venire una positività. Quindi è importante la cadenza, è importante che venga rispettata la biennalità del controllo. Credo, questo lo chiedo a tutti e due perché avete il polso della situazione, che un aspetto decisivo di queste campagne è poi il passaparola che ne scaturisce, soprattutto tra le persone appartenenti a quella fascia d'età verso cui vi indirizzate, no? Perché spesso è proprio il passaparola nel luogo di lavoro, ma semplicemente in un momento di confronto, a cena, eccetera, che fa scattare quell'effetto domino, no, dottore, che porta anche a una consapevolezza, a una sensibilizzazione maggiore. Sicuramente, infatti, se noi siamo qui oggi è proprio per questo, perché vorremmo, siccome ci stiamo investendo tutti, devo dire dalle istituzioni prima di tutto, che ci mettono in condizione di far questo, e ognuno di noi ci investe facendo anche delle scelte, noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo messo delle sedute in più di screening, appunto, che
di per sé sono, delle, sono degli esami un pochettino più, ecco, che occorre più tempo, perché ovviamente siamo in presenza di persone che vengono e non hanno nessuna patologia, quindi dobbiamo informare bene il paziente, tant'è vero che ci sono delle direttive per cui occorre più tempo da dedicare a questo tipo di esami, quindi sicuramente è un impegno organizzativo, è un dispendio anche di personale umano, insomma, ecco, medici, infermieri, tutti quelli che collaborano in questo, importante, ma lo facciamo ben volentieri perché i risultati appunto ci spingono a questo, e quindi ecco, noi vorrei stressare anche un concetto che diceva la dottoressa, innanzitutto ecco, lo screening è la ricerca del sangue occulto, quindi se posso permettermi di scherzare, non ci sono scusanti per non farlo, non è la colonoscopia, e poi ripeto, potremmo anche ragionare su questo, quindi è la ricerca del sangue occulto ed è estremamente importante farlo, proprio perché i risultati ci dicono che riusciamo ad abbattere in nazioni in cui c'è stato lo screening, è iniziato prima e quindi abbiamo decenni alle spalle, cioè, c'è un articolo sul New England Journal of Medicine di due anni fa, che è una prestigiosa rivista statunitense, che dice che addirittura l'incidenza del cancro del colon scende del 60%. Quindi è sicuramente un qualcosa di estremamente importante, e ripeto, ecco, la ricerca del sangue occulto è un qualcosa di estremamente banale. Poi si passa eventualmente ai gradi successivi, però è il passaggio successivo. Quindi il porta a porta, io sono d'accordo, purché non passiamo nel porta a porta delle informazioni sbagliate, ossia, ecco, non lo faccio perché questo l'abbiamo un po' indagato, non lo faccio perché ho paura della colonoscopia. Esatto. Non lo dico io oggi, ma insomma penso che sia, ecco, possa essere facilmente verificato, la colonoscopia non deve far più paura, ma comunque la colonoscopia è già il passaggio successivo, cioè quando c'è un sangue occulto positivo, quindi ecco, noi inviteremo proprio a prendere a passare porta a porta queste informazioni, ma soprattutto con dei dati che sono importanti, ecco, se posso, noi sulle prime 870 colonoscopie noi abbiamo avuto 457 polipi e 65 neoplasie, tumori del colon. Questo non lo dico per impaurire, perché questo è un risultato che noi dobbiamo vedere in positivo. Sì, certo. Sono persone che stavano a casa e che tutto pensavano fuorché di avere qualche tipo di patologia. Noi con un semplice esame, il sangue occulto, identifichiamo queste persone che possono beneficiare, nella peggiore delle ipotesi, di un trattamento molto molto più precoce, mi riferisco a quei 65 persone con neoplasia. Ma la cosa ancora più importante per noi è che noi possiamo trattare quei 457 polipi, e una buona percentuale di questi negli anni poteva diventare una neoplasia, un cancro, in assenza di sintomi. Quindi oggi abbiamo delle possibilità endoscopiche concrete di farlo, quindi ecco, io vedrei questo dato in positivo. Estremamente positivo, quindi la possibilità di fare una diagnosi non sempre di un tumore precoce, ma di qualcosa che precede il tumore. E questo è assolutamente ancora più importante, perché ovviamente non stiamo parlando di una diagnosi di una neoplasia che è già avvenuta, ma è qualcosa che avrebbe portato in una buona percentuale dei casi alla neoplasia. Dico anche però, e stresso il concetto che la dottoressa ha detto prima, non ci dobbiamo nemmeno allarmare di fronte a un sangue occulto positivo, perché poi vediamo della gente che viene con i capelli dritti, il sangue occulto positivo, deve fare la colonoscopia. Non è così, perché in una buona percentuale dei casi il sangue occulto può significare magari un piccolo polipo innocente o addirittura una banale perdita di sangue da un vasellino emorroidario, quindi non deve essere visto come un allarme, ma come una grossa opportunità che oggi abbiamo in mano. Credo sia importante anche il confronto che poi viene fatto tra medico e paziente, tra virgolette, comunque persona che viene chiamata e che effettua lo screening, no? Quindi anche la conoscenza di quelle che sono un po' le abitudini di vita, lo stile di vita, eccetera eccetera, anche questo è un aspetto importante dello screening, che si aggiunge a quello appunto dell'analisi del sangue nelle feci. Sì, come no. Io voglio ritornare un po' sul messaggio che passa porta a porta, perché è un po' come dire che diventa una parte della nostra cultura. Forse noi qui ancora non abbiamo una cultura così sviluppata riguardo la possibilità di aderire a campagne di prevenzione. C'è, per esempio, nella regione Veneto l'adesione allo screening arriva all'80%, noi qui facciamo fatica a stare al 20-25%. Diciamo anche che gli uomini nella regione Marche non sono mai stati coinvolti in programmi di screening.
Le donne sono, per la donna è un discorso già un pochino più, più familiare, no? Perché la cervice uterina, la mammella sono anni che girano, quindi partecipare ad un altro percorso sanno già di che cosa si tratta, sono abituate ad avere questi appuntamenti cadenzati, gli uomini forse lo sono un pochino meno, ma forse anche nella nostra regione c'è un po' la cultura del preoccuparsi nel momento in cui il problema viene fuori. Invece quello che stiamo cercando di fare da quando la regione ha avviato il programma dello screening del colon con il professor Macarri, ma anche con gli altri, con le altre figure coinvolte, il dottor Corradini, la nostra chirurgia, il laboratorio, tutte quelle diciamo unità operative della nostra struttura che intervengono nella, nel percorso della, dello screening del colon, abbiamo cercato di raggiungere la popolazione anche nei paesini più piccoli proprio per cercare di muovere, di sviluppare questa cultura della prevenzione che forse qui da noi non è ancora molto, molto accentuata, molto evidente. E tra l'altro volevo aggiungere anche che come tutti i percorsi di prevenzione è assolutamente gratuito, quindi le persone non pagano niente in un momento come questo, anche questa penso possa essere una grossa opportunità. Non pagano nel senso che si tratta comunque di una presa in carico da parte della struttura dal momento in cui vengono chiamati a che il percorso non è finito. C'è un percorso preferenziale dove tra l'altro si sviluppa un lavoro di tipo multidisciplinare, quindi non c'è neanche una relazione univoca paziente e medico, ma c'è un collegio di professionalità, tutte di livelli estremamente alti, perché come diceva la nostra gastroenterologia fa invidia a tanti, ma così anche le altre unità operative che poi sono chiamate dall'oncologia nel caso diciamo estremo alla chirurgia che invece viene coinvolta già più spesso e quindi si tratta di un lavoro di tipo corale che veramente penso che possa esprimere alti livelli di medicina. Sapete poi credo qual è uno degli aspetti più importanti, lei parlava di cultura della prevenzione, no? Ma e comunque il nostro territorio ha una morfologia non facile perché appunto si tende sempre a concentrare tutto sulla fascia costiera mentre poi l'entroterra rimane sempre un po' tra virgolette a livello anche di iniziative isolato. Questa campagna di screening offre una grande opportunità, ovvero di andare a coprire capillarmente anche le realtà, i comuni più piccoli, no dottore? Quindi insomma è una grande opportunità che è in grado di arrivare, di penetrare nel territorio dal mare all'area montana. Assolutamente sì, ma noi li conosciamo tutti i teatrini, le varie chiese. Chiesette, perché abbiamo girato tutti i venerdì e poi ci sono i pazienti che vi danno i consigli, credo, no? Assolutamente, quindi abbiamo, ma questo è proprio l'obiettivo dello screening, ecco, quello che dice Teresa è veramente importante, noi dobbiamo proprio ecco, sensibilizzare la popolazione ecco, e dare delle giuste informazioni perché a volte ci sono ecco, delle informazioni non corrette. A questo proposito poi passiamo qualche volta all'eccesso opposto, cioè persone che non fanno lo screening e poi magari a 50 anni prima di 50 anni fanno la colonoscopia, oppure è passata un'idea, io ho 50 anni e devo fare la colonoscopia. Allora io voglio anche qui chiarire una cosa, non è vero. Cioè non è che tutti nel momento in cui uno ha la comunione alla disgrazia di avere 50 anni e deve fare la colonoscopia. Allora per la colonoscopia ci sono delle indicazioni ben precise, quindi sfatiamo questo, ecco, questa informazione e questo mito che gira. Non è vero che a 50 anni bisogna fare la colonoscopia, a 50 anni bisogna fare la ricerca del sangue occulto all'interno dello screening, oppure a chi vuole anche lo può fare anche a 45 anni e senza ecco, che sia praticamente seguito all'interno dello screening. Quindi questo è quello che va fatto come prevenzione. Chi è che deve fare la colonoscopia in una certa fascia d'età che va intorno ai 40-45 anni? Perché cominciamo un po' prima. Ecco, in quel sottogruppo di
di persone, perché poi non sono pazienti, sono persone che ha qualche familiarità, cioè chi all'interno della famiglia ha casi che ha avuto polipi o persone, ha praticamente parenti a casi di polipi o di neoplasie, ecco, quello è un paziente che deve fare una colonoscopia preventiva. Ovviamente noi stiamo parlando di persone che non hanno sintomi, perché chi ha sintomi il discorso è completamente diverso. L'altra cosa che voglio assolutamente stressare, ecco, all'interno della scelta dei centri che possono fare lo screening, io parlo dei centri di gastroenterologia e di endoscopia, si è curato anche un altro aspetto, e questo è un altro vantaggio, cioè chi va a fare un esame, questo vale in genere per qualsiasi persona che fa una colonoscopia, ma vale ancora di più per il paziente che fa la colonoscopia durante, all'interno dello screening, qualora si trovassero dei polipi e delle lesioni che, ripeto, oramai sono asportabili senza entrare nel tecnicismo, ma insomma se ne possono portare via, sia quelle col peduncolino tipo il fungo oppure quelle piatte, ecco, si procede nella stessa seduta, nel stesso esame endoscopico, quindi con l'esame endoscopico che passa da diagnostico passa a un esame che è terapeutico. Quindi all'esterno dello stesso esame il paziente praticamente può fare l'esame, se c'è un polipo portarlo via e quindi aver risolto il suo problema, perlomeno tolto quella lesione che poteva essere fonte di eventuale degenerazione e trasformazione verso il cancro. Credo sia molto molto importante far passare la conoscenza, no? di in realtà in cosa consiste lo screening e anche l'aver sfatato quelli che erano un po' i luoghi comuni che si appunto relativi a colonoscopia eccetera eccetera. Abbiamo individuato quello che è il percorso, un percorso quanto mai semplice, alla portata di tutti, che raggiunge un'area geografica praticamente totale del nostro territorio, quindi insomma vedo che lei ha molti dati importanti che riguardano appunto le campagne di screening divise per anni, e se non sbaglio comunque c'è stato un costante aumento, no? Comunque vedo che... Sì, io non vorrei entrare nel merito di numeri perché forse alle persone poi non interessano, a volte i numeri sono un po' allarmistici perché poi si rischia di perdere un po' il punto di vista generale. Mm-hmm. La casistica ci dà ragione per il fatto che poi in effetti il test che viene fatto come screening dà i suoi risultati, cioè una positività al test, che non vuol dire sempre lesione, perché questo poi abbiamo visto che ci sono state delle positività che alla colonoscopia erano negative, perché come diceva il professore si trattava di sanguinamenti di altra natura, assolutamente benigni, senza nessun problema. Però ecco, sicuramente la maggior parte delle colon che sono seguite a un test di screening hanno dato comunque dei risultati, cioè qualcosa c'era, magari qualche piccolo polipo, una piccola lesioncina, un qualcosa che ha permesso allo screening di essere terapeutico, diagnostico e terapeutico contemporaneamente. E per cui la persona non si è neanche accorta di aver risolto il suo problema, non ha neanche immaginato che quello sarebbe potuto diventare un problema ben diverso, e che contemporaneamente nel fare un test diagnostico si è trovato anche la soluzione alla sua situazione. Per cui secondo me moltissimi non se ne sono neanche accorti di quello che avrebbero potuto sviluppare o avere. Certo, poi i numeri ci danno ragione anche purtroppo di una serie di neoplasie che sono state individuate, ma come diceva il professore sono quasi tutte, io credo almeno, altrimenti penso che le persone si sarebbero avvicinate prima a una struttura sanitaria, tutte situazioni comparse in uno stato di assoluto benessere, cioè lo screening arriva a persone sane. E che questo almeno... è l'aspetto centrale, esatto. No? L'importanza è proprio in questo. Esatto, è proprio questo, perché sono persone che si ritengono sane, immaginano di essere sane, non sanno di avere che qualcosa che già sta covando dentro. E proprio perché manca il sintomo, manca il segno, niente ti può far pensare di avere un problema che sta iniziando, forse questo è il motivo per cui poi può essere anche preso un po' sotto gamba. Cioè bisogna entrare un po' nella logica della prevenzione, che è quello che dicevamo prima, cioè il test non va fatto se ti senti male, non va fatto se vedi sangue, non va fatto se devi farlo proprio se stai bene, devi farlo perché stai bene.
Certo. Questo è il senso della prevenzione, avvicinarsi a questi test preventivi proprio perché stai bene. Dottore? Soltanto per dire, ecco, viviamolo come una grossa opportunità, un test assolutamente tranquillo, un test assolutamente non invasivo, ecco, non lo viviamo con ansia, ma non ci sottraiamo a questa grossa possibilità che abbiamo a disposizione grazie a tutto quello che abbiamo detto, perché sicuramente è un grosso vantaggio la possibilità di poter individuare delle lesioni senza che questo debba mettere né in ansia né tantomeno, ecco, quindi l'invito è: passiamo appunto questa informazione porta a porta, ma diamo l'informazione corretta di un qualcosa di estremamente positivo da vivere con estrema serenità. Anche questo, perché di fatto abbiamo i due estremi, tra l'allarmismo eccetera, l'ansia, no, come dice il dottore, tra la tra virgolette il non accorgersi, di in mezzo l'unica soluzione è lo screening, è quella, siamo lì. Sentite, diamo qualche coordinata insomma per chi volesse avere maggiori informazioni oltre a quelle che abbiamo dato, per chi volesse approfondire come mettersi in contatto con voi, tanto le lettere arrivano comunque. Infatti, questo il è primo dato, messaggio è non buttate via le lettere. Leggetele, esatto. Leggetele, non è una pubblicità come magari tante arrivano, no, e inondano le nostre cassette. Non volete vendere niente? Non vendiamo niente, quello che regaliamo è un regalo puro, pulito, che non nasconde niente sotto, quindi non buttate via le lettere, ma nemmeno tenetele nel cassetto troppo tempo. Nella lettera c'è scritto di dare corso al test entro un paio di mesi e io pregherei chi le ha ricevute di seguire quello che c'è scritto dentro. E c'è una segreteria che risponde alle telefonate, io posso dare un numero verde, spero di non sbagliarmelo perché non ce l'ho scritto, 800 18 54 54. Questo numero è contenuto, è scritto nella lettera, sta anche sul sito della nostra Area Vasta, quindi se qualcuno non si fida della mia memoria può andarlo a verificare, risponde in giornate specifiche, comunque c'è una segreteria telefonica che in ogni caso dà le fasce orarie di apertura, e le persone che lavorano lì sono persone formate, sono infermiere professionali che sanno bene quello che dicono e sanno di che si parla, che sono in grado di prendere in carico qualunque richiesta, chiarimento, spiegazione, sono poi quelle che telefonano nel caso di positività, sono quelle che spiegano come va fatta la preparazione prima della colonoscopia, sono le stesse che mandano le risposte imbustate a casa, sono le stesse che preparano gli inviti, quindi sono persone che lavorano. Il messaggio è questo essenzialmente: non buttate via quelle lettere, ma neanche tenetele da parte come fosse un cimelio, usatele perché poi comunque verranno rispedite, ritorneranno, quindi no, un'opportunità, ecco, un'opportunità da cogliere anche per investire tra virgolette nel futuro in se stessi, no? Anche per un insomma, credo che sia davvero una bella occasione che non può passare inosservata e non deve passare inosservata, quindi ecco, la sensibilizzazione, anche la vostra presenza qui, so i vostri tanti impegni, il dottore eccetera eccetera, il fatto di essere qui conferma anche quanto voi teniate a questa campagna di screening, no dottore? Assolutamente, in conclusione. Sì, assolutissimamente sì. La viviamo proprio, lo vediamo, lo misuriamo, abbiamo la sensazione che questo sia un qualcosa di utile, quindi ci spendiamo in questo proprio perché credo che... Io penso che oggi arrivo al paradosso, adesso questo è un po' forzato, al paradosso che uno dovrebbe sentirsi quasi colpevole di non averlo fatto, perché di fronte a una patologia che si ritrova avendo l'opportunità di... Ecco, noi abbiamo tanti tipi di neoplasia in cui non possiamo fare niente, quindi dobbiamo soltanto star lì e sperare. Nel colon oggi si può fare. E non a caso è stato messo appunto, ecco, tra i tre screening, uno dei tre screening è proprio il cancro del colon, perché sul colon abbiamo tanto da fare, possiamo fare una prevenzione, abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo tutta l'organizzazione, abbiamo tutte le possibilità per poterla fare, e quindi io penso che non farlo veramente sarebbe un fattorto a noi stessi. Bene, allora non lasciamoci sfuggire questa opportunità, ringrazio il dottor Giampiero Macarli, la dottoressa grazie Cristiana voi, Ragaia, grazie per essere stati con noi, quando volete la radio è a vostra disposizione.
trasmissione, grazie. Perché questi sono veramente messaggi importanti che devono essere al massimo condivisi, anzi chi ci ascolta passi parola perché è quanto mai importante. E noi torneremo. Grazie. Siete ben